Benvenuti. So che ognuno di voi ha in testa molte domande. Ma ho deciso di rendervi muti per risparmiare tempo. E come d'accordi presi precedentemente, cominceremo tutto dall'inizio. Inizierai tu. Tranquilla, sta tranquilla. Tu pensalo e noi vedremo. Carla, ti sembra modo? Di fare cosa? Un buongiorno. Va almeno a farti la doccia. Lasciami stare, mamma. Cos'è successo? L'allenatore mi ha messo anche oggi in panchina. E non riesci a capirne il motivo? Ti ritiri tardi la sera, fumi, bevi e mangi quello che ti capita. Mi stai ascoltando? Sto parlando con te. Se vuoi giocare, assumiti le tue responsabilità, perché tu non sei nessuno. Tu non sei nessuno! Dove stai andando? Non sono affari tuoi. Ah, e per precisare, io non ho bisogno di allenamenti, sono già completa così. Gli allenamenti o altri dovrei farli io all'allenatore. Non sono nessuno. Ora le faccio vedere io. Ehi tu! Guarda come si fa! Guarda, è così che si fa. Tu invece dovresti proprio cambiare sport. È da tanto che aspetti? No, sono appena arrivata. Questo è il tuo, amaro come piace a te. Grazie. Mi
mi sa che hai sbagliato. Mi sa di sì. Quanto tempo non prendevo una pausa dagli impegni? Immagino. Qualcosa non va? Niente di che, sarà un po' di stress. Piuttosto, come va la convivenza? Non posso lamentarmi. Ti faccio vedere una foto. A proposito, stasera vieni a cena da noi. E niente scuse. Dobbiamo dirti qualcosa di importante. Si è fatto tardi, devo proprio andare. Vieni con me? No, rimango ancora un po'. Devo riflettere. E chi se la perde questa? Tesoro, quando hai detto che viene? Dovrebbe arrivare a momenti. Piuttosto mi aiuti ad apparecchiare. Sarà Giulia. Ciao. Ciao. Entra, accomodati. Ciao Giulia, entra pure, è quasi pronto. Alla convivenza, alla convivenza. Devo dire che tutto sembra andare bene. Sì, non vorrei nemmeno dirlo. Scusatemi, devo andare un attimo in bagno. Quindi stavamo dicendo? Sì, devo dire anch'io che questa convivenza ci ha fatto solo del bene. Sai, a me sembra che Angelo non la pensi proprio come te. A me in privato ha detto che non è del tutto vero. Forse le manca la vita da single. Cosa vorresti dire? Quello che ho detto, anzi, quello che ha detto. Fermo, lì ho bevuto io. Tieni un bicchiere pulito, sai. La settimana scorsa sono stata male, non vorrei contagiarti qualche malattia. Scusami per la reazione di prima, ma capisci che ciò che mi hai detto mi ha mandato un po' in crisi. Tesoro, cos'è successo? È svenuta! Amore, svegliati! Giulia, presto chiamo un medico! Non servirebbe a nulla. Adesso tu finalmente potrai stare con me. Aspetta, aspetta. Che c'è? Non avete mai visto un vecchio fare i suoi bisogni? E tu che c'hai da ridere? Dai, continua. La pausa è finita. Lei è Giacomo Lazzara, vero? Sì, sono io. Come dobbiamo fare con lei? In che senso? Non mi prenda per il culo. Lei è sempre in malattia. Quando viene si mette a giocare. E quando fa qualcosa la fa pure male.
Questa è un'azienda seria. Ma io... Io, tu, egli... E che, non sappiamo più parlare adesso? Sparisca dalla mia vista. Ora! Ah, signor Lazzara, non ammetto più un suo errore. Tesoro, dimmi. Amore, se ti è possibile, prima di rientrare, compra il pane. Certo, ci penso io. Ciao amore, pensavo di arrivare prima di te. Hai preso il pane? Ma non dovevi prenderlo tu? Veramente? Sì, certo. Poi ho pensato che il pane non serve. Andata bene oggi al lavoro? Sì, sì. Anch'io. Devo dire oggi tutto bene. Negri sono andata a casa di questi qua della custodia, hanno dato pure un negozio della custodia. Il proprietario di questa bella casa ci ha chiesto l'aumento dell'affitto. Penso che non ce la potremmo più permettere. Sai, stavo pensando di tornare a lavorare. I tempi si fanno bui. Quello che porto io a casa non ti basta? Forse stai esagerando con il vino. Io sto esagerando? E allora tu guarda. Il pavimento pulito ora è tutto sporco. Che cazzo devo fare in questa casa per essere un pizzico rispettato? Non chiedo tanto, o no? Amore, calmati. Guarda, pulisco subito. Che cosa pensi? Che sia un bambino da accontentare? Io che porto i soldi a casa. Mentre tu cosa fai? Niente, niente, niente! Ma cosa fai? Ecco, brava. Fai la serva. Così impari qualcosa almeno. Ah! Ai, ma sei impazzito, lasciami! Qualche spicciolo? Signora, sta bene? Salve! No, io elemosina non ne faccio, ma in questo caso potrei anche considerare un'eccezione se solo lei mi darà in cambio questo centrino. No, no, signora. Mi dispiace, no. Non glielo posso dare questo. Su, mi dica quanto vuole per questo centrino. Questo ha un valore enorme, non c'è cifra al mondo che può avere il valore che c'ha questo centrino per me. Ma dai che stai morendo di fame, non mi dire che un euro non ti farebbe comodo. Signora, questo è l'ultimo regalo che mi ha fatto mia madre prima di morire. E poi è il mio portafortuna, ecco. E si vede la fortuna che ti porta.
Mi è venuta un'idea. Tu potresti lavorare per me. Saresti regolarmente retribuito e in cambio mi dai questo centrino. Dov'è la fregatura? Non ce n'è fregatura. Dai, andiamo. Iniziamo con il lavoro. Su, andiamo. Tieni, tieni. Prendi sta borsa. Andiamo. Muoviti. Buongiorno signore. Tieni, questo è da buttare. Andiamo. Buste. Tenga signora, tenga, sì. Domani parto per le vacanze e ci rivediamo tra qualche giorno. E la mia paga? Ma quale paga? Quale paga? Non ti è bastato avere me per amica? Signora! Ingrato! Sei un ingrato! Sparisci, non farti più vedere! Il mio centrino! Il centrino! Mi dia il centrino! Il centrino! E il gusto fondente, questa torta fa per voi. Un dolce semplice ed effetto, ma dal cuore morbido che conquista tutti. Io scommetto che va a ruba. E voi? Prepariamo prima la crema. È senza uova, morbida e delicata. In una ciotola aggiungiamo l'amido di mais, lo zucchero semolato e il cacao amaro. Mescoliamo giusto un poco e uniamo il latte intero in due riprese. Questo servirà a non formare grumi nella crema. In sostituzione potete usare anche il latte parzialmente. Pronto? Ho già detto che deve venire da me. Oggi pranza con me, non sento ragioni.
Hai sentito tua madre? Devi salirci. Ma io non voglio. Prendi questa e fai la brava. Che papà la settimana prossima ti porta allo stadio. Grazie, papà. Ah, Sara, se dovesse dirti qualcosa, digli che è per il dopo scuola. Va bene, papà. Mamma, devo andare al dopo scuola. Non hai più fame? Questo lo mangi domani. Se non lo vuoi, lo mangio io. Un bacio a mamma, no? Che hai nello zaino? Non mi dire che hai da mangiare. Se è così, lascialo a me che ci penso io. Rendi conto del male che ti fai. Continuiamo, a chi tocca? Tocca a te. E quindi? Com'è andata la riunione? Tutto bene. Non si direbbe. Immagina di essere un uccello e di poter volare, invece di camminare a piedi nudi sulla sabbia. Come mai hai voluto portarmi in questo posto? Hai già dimenticato? Dove ci siamo dati il primo bacio? Mi puoi perdonare? Mi vuoi sposare? Thank you.
Ti passa a prendere dopo il lavoro? Non so quando finisco. Ancora non mi hai presentato il signor Elio? Te l'ho detto! Il mio lavoro da badante non consente visite esterne. Signorina, buongiorno. Ed è un bel po' che ti aspetto. Scusami, ho avuto un contrattempo. Ma non sono più signorina. Allora non verrai più a trovarmi? Certo che sì. Dai, sbrigati. Hai fretta? Come sempre. Vengo subito. Vado un attimo in cucina a bere un po' d'acqua. Cos'hai da guardarmi? Cosa pensi? A nulla. Lo sai che pensare non ti fa bene. Dai, vieni. Perché hai spento la luce? Cos'è questa novità? Adesso ti piace farlo al buio? Non puoi sapere quanto mi fai felice quelle poche volte che mi vieni a trovare. Anche a me fa tanto piacere, mamma. È che spesso provo disgusto per tutto e tutti e non mi va di fare niente. È da quando non c'è più tuo padre che sei diventata pigra. Oh, mamma, quando parli così mi fai innervosire. Quante volte devo dirti che non c'entra nulla la pigrizia? Io non ho voglia di impegnarmi, di andare in fondo alle cose. E questa non è pigrizia. Scusami, Clara, se ho usato un termine improprio. Stai trovando almeno giovamento nelle sedute di psicoterapia? Sì, lo psicologo fa quello che può. Sono io che non riesco a superare questo mio disagio. Tutti i miei amici riescono a sistemarsi, mentre io è come se fossi bloccata in un limbo, in un sogno, oserei dire, e non riesco a svegliarmi. Dai, mamma, non scherzare. Lo puoi capire che sto male davvero? Sì, lo so, cara. Era semplicemente un modo sicuramente infelice per strammatizzare e tirarti un po' su. Beh, cambiamo discorso. Quante candeline spegnerai tra qualche giorno? Mamma, non l'avrai mica dimenticato? Certo che no. 45? Esatto. L'hai fatta apposta, vero? Lo festeggerai con gli amici? A proposito di amici, loro vorrebbero portarmi in un agriturismo sull'Etna, ma io non ci voglio andare. Non ho voglia di festeggiare e soprattutto di fare tanta strada. Devi uscire. Devi muoverti. Semplicemente devi. Sì, mamma. Forse hai ragione. Sì,
dai, potremmo andare a festeggiare da qualche parte. Magari nel weekend, che ne pensate? Io ho fatto delle ricerche e andare in auto conviene. Clara, tu cosa ne pensi? Oh no, ragazzi, il viaggio potrebbe essere pesante. E poi in auto, non si sa mai, facciamo un incidente o magari restiamo a piedi. E poi non sembra così tanto divertente. No, ragazzi, io non ci sto. Scusate, vado a fare due passi. Ed eccoci qua, la Cidia. Scusi? A cosa pensi? A niente. E poi scusi, lei chi è? Tu non mi conosci, ma io so tutto di te. Su, avanti, parla, cos'è che non va? Tanto, peggio di così non può andare. Non riesco ad affrontare i miei problemi. Prendo impegni di qualsiasi genere. Ma poi? Quando arriva il momento, ti tiri indietro. Sì, esatto. E pur quanto io mi riprometta di non ricaderci più, quando si presenta l'occasione, ecco, ci ricado. Dove vai? È inutile scappare. E voi non fate quelle facce, perché la sua fine è la vostra identica fine. Vi siete accorti che vi è tornata la parola? Silenzio, silenzio! O vi faccio ritornare muti. Siete buoni solo a criticarvi. Ma com'è che non volete capire? Com'è che non volete vedere? Ma vi apro io gli occhi! Sai, la settimana scorsa sono stata male, non vorrei contagiarti qualche malattia. Alla convivenza, alla convivenza. Giulia, presto, chiamo un medico! Non servirebbe a nulla. Adesso tu finalmente potrai stare con me. Cosa vorresti dire? Vai a chiamare qualcuno, stupida che non sei altro! Io non ti amo! Ma cosa fai? Ecco, brava! Fai la serva! Così impari qualcosa almeno. Ah! Ma sei impazzito, lasciami! Ti faccio vedere io. Grato, se
sei un ingrato! Sparisci, non farti più vedere! Il mio centrino! Il centrino! Mi dia il centrino! Il centrino! Hai nello zaino? Non mi dire che hai da mangiare. Se è così, lascialo a me che ci penso io. Cosa aspetti? Vengo subito. Vado un attimo in cucina a bere un po' d'acqua. Cos'hai da guardarmi? Cosa pensi? A nulla. Lo sai che pensare non ti fa bene. Dai, vieni. Perché hai spento la luce? Cos'è questa novità? Adesso ti piace farlo al buio? Prendo impegni di qualsiasi genere, ma poi... Quando arriva il momento, ti tiri indietro. Sì, esatto. E pur quanto io mi riprometta di non ricaderci più, quando si presenta l'occasione, ecco, ci ricado. Vieni con me, ti do una possibilità. In che senso? Buttati. Non capisco. È quello che vuoi, no? Come fai a saperlo? E poi tu, chi sei? Io sono... Beh, stiamo per scoprirlo. Venite con me. Ecco, adesso ci siamo. Il silenzio mi è da sempre stato amico. Sapete, in momenti particolari, trovarsi soli con la propria coscienza fa sì che si aprano milioni di porte e tutte portano ad una sola verità. Una verità che fa male, eh? Siamo noi in torto, non gli altri. È già difficile da ammettere. Ma pensate per un momento. È nei momenti di solitudine che le persone credono di sapere chi sono e cosa vorrebbero. Che poi il chi sono lo sanno già da parte di terzi. Ma cosa vogliono? Questa è la vera sfida. Sapete cos'è che non riusciamo a vedere se non un punto di morte? Il come. Come abbiamo affrontato le nostre imprese? Chi abbiamo scartato? Chi abbiamo allontanato? Come abbiamo trattato il prossimo? Già, il prossimo. Facendoci ingannare dal serpente o quel che sia. Cadendo in vizi che ci hanno portato a odio, rancore e distruzione dell'anima. E nonostante questo restiamo ancora ciechi e io mi domando perché. Cadiamo spesso in tentazione e ci piace perché il male ci affascina. Questa è la verità. Ora... Non è perché io vi abbia fatto questo discorso che voi dovete cambiare, non
era questa la mia intenzione. La mia intenzione era un'altra. Era quella di aprirvi gli occhi prima che sia troppo tardi. Trattate bene chi vi sta intorno. La vita è una sola e non va sprecata. Sbagliare serve solo a non sbagliare. Ora andate, seguite la luce. Eh sì, hai ragione. Ma siamo umani e cadere nel vizio è un attimo. Ma la bellezza sta proprio in questo, nel sapersi rialzare nei momenti più bui. Io so chi sei, o almeno penso di averlo capito. Tu sei... Forse è così. Clara, ben svegliata, dormigliona. Mi sa che ho avuto un incubo. Ti va di raccontarcelo? Certo che sì. Ragazzi, venite! Clara ha fatto un sogno. Ah, 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 ah.